Atmosfera surreale al Palacarrara di Pistoia in occasione dell'amichevole fra i biancorossi e l'Olimpia Milano. Una sfida che si è giocata a poche ore di distanza dalla tragica notizia della scomparsa di Roberto Maltinti. Il match è stato disputato ugualmente per volere della famiglia dell'ex presidente, convinta che anche Robertone avrebbe approvato. Palla e canestri in campo, volti tristi e abbracci in tribuna. Emozioni e incredulità che hanno lasciato spazio a qualche lacrima nel momento in cui il capitano Gianluca Della Rosa ha deposto un mazzo di fiori sulla poltroncina solitamente occupata da Maltinti. E stasera quando sono entrato qui al palazzetto era l'abitudine ad arrivare lì alla panchina e vederlo lui già pronto. E non ce l'ho visto e proprio anche ora ho avuto insomma una lacrimina. Era veramente un amico. Gli ho voluto bene, insomma, ecco. Una persona che ha dato tutto per lo sport pistoiese, ha dato tantissimo per la ripartenza del basket a Pistoia. E ora niente, ora sta a noi cercare di seguire il suo esempio e lavorare perché quello che ha contribuito a fare vada avanti per il meglio possibile. Un abbraccio grossissimo a tutta la famiglia e niente, basta, un bacio. Per noi Roberto era non solamente il presidente, ma era veramente un amico. Per noi, lui ci chiamava sempre i suoi ragazzi, c'era un rapporto, andava al di là della pallacanestro, della curva, del palazzetto. E niente, siamo veramente scioccati perché gli volevamo un bene dell'anima. Sono sicuro che lui ci starà guardando da lassù, spera che veramente continueremo a fare il massimo e a dimostrare tutto l'amore per questa squadra e per questa città che abbiamo sempre dimostrato in questi anni e che lui ha dimostrato in tutti i suoi anni, sia da presidente della Pistoiese che da presidente Pistoia Basket, cioè veramente un uomo della città. Lascia un vuoto che sicuramente ancora non ce ne rendiamo conto, ma sarà incredibile.